direi è un vostro collega, lo conoscete e quindi non ho che da sedermi a ascoltare l'autore. Grazie. Grazie signora per partecipare. Allora, intanto ci si rivede dopo la pausa estiva, no? Mi metto anch'io seduta. Io alzo con la voce, tanti microfoni funzionano. Posso stare, ma poi sì, vado via. Sì, è la nostra benefattrice culturale. Ma poi vado via un po' prima. Ma anche noi. Io so, mi fa stampia di mano, mi metterò a sedere. Come microfono mi senti? Sì, sì. Sì, sì, perfetto. Allora, buonasera, come si diceva, ci si ritrova qui tra di noi, insomma, in questa presentazione. Dopo la pausa estiva siamo nel cuore di Rifredi, perché siamo nella centralità, siamo all'SMS di Rifredi, un luogo che penso più o meno sia quantomeno caro un po' a tutti, perché chi, consentitelo, di Riffa o di Raffa da piccino o c'è passato o ci si è fermato. Io per esempio parto sempre, mi piace molto raccontare un po' le storie. Il mio babbo lavorava qui, lavorava alla Galileo, sicché noi si stava in Via Gioia, si andava a riscontrare con la mia mamma, si andava a riscontrare il babbo, e poi dove si andava? Dopo l'SMS si andava a aprire la coccola in Piazza Dalmazia, a far merenda, ecco, era la serata tipo. Quindi per me è un piacere, ripeto, siamo tra noi intimi, ma mi va bene uguale proprio presentare questo libro qua, perché è un libro che ho voluto curare parlando del quartiere 5, il quartiere Rifredi, dove sono nato, dove ho vissuto e poi dopo ho cambiato zona della città, però sulla zona prossima della città se ne parlerà più avanti, perché si farà una raccolta anche su un altro quartiere. Comunque bene così, benvenuti a tutti. E io ho curato la raccolta, poi ci sono tanti autori con me che hanno tante cose interessanti, molto più delle mie, da raccontare, e io piano piano vi inviterei a salutare il pubblico, insomma, a parlare un po' di voi. Chi può venire, prego. Vai io. Vado io? Sì, vieni, figurati. No, io sto ok. Certo, ci mancherebbe. Vai, mi metto un pianello. Allora, io sono Caterina Perrone e comincerei con una nota biografica. Io sono scappata di casa con una valigia e basta, e non sapevo neanche sempre dove potevo trovare da dormire, quindi ero un po' così. Poi a un certo punto la mia amica che abitava qui al Sodo e alle case minime mi ha ospitato per un mesetto o due. È stato uno dei periodi più divertenti della mia vita, per cui non me ne lamento assolutamente. Quando ho avuto la proposta di scrivere questo racconto, sono andata dalla mia amica e gli ho detto: raccontami qualcosa, visto che insomma tu stai qui. E dico: ma c'è qualcosa di un po' di divertente, insomma un po' di piccante? Ah, dice: certo, e se ne parla ancora. È successa una cosa proprio qui, quando, credo negli anni 30, quando stavano costruendo il farmaceutico, no? Credo fosse gli anni 30. Allora lì, dove ci sono le case minime dove abitava mia amica, c'era un convento che poi, perché dice, infatti sotto nelle cantine ci sono delle volte, e poi era bruciato questo convento, infatti dice c'è anche tutto, e pare che a quei tempi una suora forse è scappata con un operaio del farmaceutico. No? Allora ho detto: bellino, no? Mi sembra che questa qui sia un buon tema da sviluppare. Non so, devo leggere le prime due pagine della... Certo. Prendo questo? Sì, sì, sì. Così, tanto perché avrei già ben finito di dire, ma siccome naturalmente, vediamo, eccola qua. Naturalmente me lo sono tutto inventato, perché ho questa storia e la gente chiacchiera. È bello inventare. E certo, quando è Sodo c'era un convento. Via, non facciamola tanto lunga, non sarà la prima né l'ultima storia che viene a turbare i pensieri della gente. Io poi a questo genere di tentazioni non resisto, e quei due sono così perfetti uno per l'altra. Ho fatto solo incontrare due sguardi,
Ma veniamo alla nostra vicenda. Lui è un giovane mastro carpentiere che lavora a una grande fabbrica, il farmaceutico, gloriosa istituzione cittadina. Ci sa fare con sega, pialla e scalpello, intaglia con il suo coltello, lo infila e lo sfila dalla cintola con la sicurezza di chi è padrone di quello che fa. E che piacere gli dà l'odore del legno. È cresciuto nei boschi del Mugello, riconosce tutte le essenze, i tronchi, le foglie, il profumo delle fibre tagliate, il fumo quando bruciano. Sembra anche lui un alberello, alto e flessibile, la chioma stufagliata di un acero in autunno e gli occhi verde pantano di un fauno. Può lei, spiando dall'unica feritoia del convento che guarda all'esterno, di certo sfuggita a ogni controllo, distogliere lo sguardo quando lo vede muoversi là in alto sulle impalcature? Lui è sempre in un equilibrio così instabile che le dà i brividi. E quando lo vede in bilico, infila una serie di giaculatorie, le formule magiche più veloci che conosce. Infatti non è caduto mai. Neanche quella volta che un compagno distratto lo stava per colpire con una trave sul capo e ci sarebbe di sicuro sfracellato a terra, piombando giù da tanti metri, se non si fosse acchiappato appena in tempo con le mani. Era rimasto a mezz'aria come in una giostra. E invece di arrabbiarsi, rideva come se fosse un gioco. Come se ne era accorto? Aveva udito un gridolino. Attento! E si era voltato giusto in tempo. Cosimo è un animo felice, niente gli può far male, neanche il diavolo, avevano detto i compagni. A quelle parole lei era rabbrividita, ma si rassicurava di aver agito bene per aver salvato un giovane lavoratore, figlio di Dio. Un fratello, ecco, niente di più. Chi è? Una monaca di clausura del convento di Sodo, suora Artemisia, nome perfetto per lei. Anche sotto tutte quelle palandrane, quei veli, si può intuire la leggiadria di una ninfa dei boschi. Ha due occhi trasparenti, in attesa di essere accesi dal fuoco. Dalla finestrella della sua cella, stretta e spoglia, che guarda lontano gli stagni della piana, vede, sugli specchi d'acqua che luccicano, gli uccelli che arrivano e volano via, portati dalle stagioni. Si posano tra le canne e gli isolotti, galleggiano sulla superficie che riflette il cielo e poi nei loro tempi ripartono per chissà dove. Artemisia li osserva sempre. È da quel vedere che capisce com'è grande il mondo. E in quel posto chiuso le giornate sono tutte uguali. Non le ha scelte lei, non le bastano più. A dire il vero non le sono mai bastate. Una bambina vivace, cui piaceva correre e giocare, non ha mai capito perché l'avessero portata in quel cortile di mattoni, circondato da archi e pilastri dove le voci sono solo preghiere. L'odore di umido c'è anche nel caldo delle giornate estive, perché lì dentro il sole non ci batte mai. Si è piegata al suo destino, ma le ali stese degli uccelli di passo, i loro voli incerti, le partenze in formazione la fanno sospirare e attendere, non sa bene che cosa. Bravo. Complimenti anche per l'ottima lettura. Complimenti. Io quando ho letto il tuo racconto, Aferina, mi è piaciuto tanto, perché in poche parole hai racchiuso. Ha racchiuso tante cose, ha racchiuso il tabù della clausura, la voglia di evadere, quindi ci sono tante sfumature da cogliere. Sembra quasi un acquerello di Freddi, ecco, non sembra nemmeno un racconto, perché se uno si mette davanti ai farmaceutici se lo immagina in quel tempo, ecco, se lo può ridipingere. Complimenti, perché la storia, giustamente, non si va nel finale, va letta, bisogna prendere il libro e leggerla. È giusto presentare i due personaggi. Ecco, esatto. Comunque grazie per queste tue considerazioni. Io, se qualcun altro vuole venire a parlare, Vengo io. Vai. Un attimo. Visto faccio anche le riprese.
Allora, buonasera a tutti. E io vivo in questo quartiere dal 1977, quindi sono 40... 46, te lo dico io, sono di 76, sono 47. Allora sì, i conti tornano. 75, sì, che voglio fare la zeta. I conti tornano perché ho 48 anni, avevo 2 anni quando sono venuto a vivere qui a Rifredi. Quindi ho passato... Quando ci sei venuto a vivere? A Rifredi. Ma quando ci sei venuto a vivere? In che anno? Nel 77. Ma se tu sei scritto in... Io sono del 75. E quindi avevi 2 anni? Avevo 2 anni. Ora, quindi... Tu sei... Non lo so, non mi ricordo. Vai avanti, no, ti faccio queste date. E all'inizio vivevo al Poggetto, ecco, sempre sì. Parte di Rifredi, certo. Zona nobile. E poi sono venuto a vivere qui dietro, insomma. Quindi conosco, cioè, è proprio casa mia, insomma, il quartiere di Rifredi, lo sento, ci ho passato tutta la vita, insomma. E conosco i vari luoghi, l'SMS è uno di quelli che frequento con maggiore assiduità. Ho presentato dei miei libri qui con l'amica Clarabella e Arrivetta Casini, mie amiche, che hanno dato spazio a questa rassegna di letteraria. Ecco, una cosa, già che te tu ci sei nato come me, io questo quartiere, tanti dicono lo vedano cambiato, sì, per alcuni versi sì, perché ci sono qualche infrastruttura nuova, per esempio io faccio più l'esempio di dove abitavo io, Via Gioia, quindi c'è la stazione di statuto, sì, che è stata fatta dopo il Mondiale di 90, poi è venuta fuori la tranvia. Sì. È cambiato magari qualche tessuto delle botteghe perché ce n'è un pochino meno, però ritrovo sempre un filo conduttore che mi lega sempre alla mia infanzia. Cioè lo vedo cambiato, però non mutato, non trasfigurato. Non so se è lo spirito del quartiere, secondo me. Ecco, sì, si ritrova sempre questa, insomma, sì. E a volte mi rifugio a Villa Fabricotti. Sì, sono d'accordo, anch'io è un arte dei luoghi del cuore per me, insomma, Villa Fabricotti, lo Stibet. E poi... Però ecco, ci sono anche tanti altri luoghi, comunque di quartiere, che magari hanno subito anche più trasformazioni, mi viene in mente Rifredi con la stazione, con tutti i lavori che magari sono stati fatti. Sì. Probabilmente c'è stata più una trasfigurazione. È il quartiere più grande della città, perché sì, parte dalla Marina del Ponte Rosso, si arriva a Castello, insomma, a farlo sì, tutto a piedi ce ne vuole. È la terza città della Toscana, come popolazione. Sì, sì. Infatti se parlavo anche con Cristiano Valli, presidente del quartiere, anzi si saluta, ha preso una città, non è che ha preso un quartiere. Sì. Freddi stesso, ce lo ricorda il nome di Ofreddo, era una città, non una città, un paese, insomma, che poi è stato inglobato dalla città, insomma. Sì, sì. Sono passato allo stretto poco fa e io ci passo sempre, quando vedo il tabernacolo nel 1828. C'è un tabernacolo di una famiglia che l'ha messo per una grazia ricevuta. Sì, quella della Madonna, sì. Tutte le volte passo io e poi il conto degli anni è passato. Ma guardate che c'è anche quella lapide che ricorda Lorenzo Immanini. Sì, io mi ricordo. Lì è rimasto come era nel 500, perché intanto c'è un blocco delle belle arti che non può essere toccato. Era il luogo dove Lorenzo scendeva dalla collina e veniva giù e andava a bere. Ecco, e quello è rimasto così, è un luogo storico e io piccolina ricordo che noi si diceva:
lì veniva poi la lapide, è stata messa nel credo centenario. Sì, esattamente, sì. Nel novembre del 1992, sì, me lo ricordo perché 90. C'ero alla 492, 992. Sì, 992. E ero presente quando è stata posta questa lapide, ricordo, c'è stata l'inaugurazione. Quando Spini c'era un po' di persone. Ricordo, sì, sì. Ancora non ci si conosceva, e avevo 17 anni quando è stata messa questa lapide. C'era anche il 1492. Ma fu fatto, funerale di Lorenzo. Fu fatto un pranzo, una cena, come al tempo mi dice, sì. Fu molto bella. Io non c'ero, ero in America, ma me lo disse con i miei studenti del liceo Gramsci proprio in quel mese, perché andavamo un mese. E però ricordo la mia mamma affacciata, mi raccontava al balcone altri parenti, amici che hanno goduto, questa fu una festa popolare. Corale, una festa di quartiere, una festa storica, perché diedero anche una certa importanza storica, sì, all'evento, come era. Ma nel quartiere anche la chiesina che io chiamo la Pieve, in via Santo Stefano, è un pregio, e al tempo, oggi non c'è forse più differenza, ma i due poli erano l'SMS di sé e la chiesina. C'erano due culture che agivano, guardate, c'erano i bambini che frequentavano la chiesa con l'oratorio, con le attività, il cinema, il teatrino dei bambini, attività sportive, e poi c'era qui. L'esterniatore era sì. Beppone, com'era? Sì, Don Camillo, proprio. Erano due realtà, ma belle, bellissime. Era il mondo così, allora. Bellissime, perché non si è mai raccontata una violenza, né verbale né fisica, c'era come un'armonia, ognuno al suo posto, però ognuno faceva le sue cose. Sì, sì, ecco, c'era, ma questa è una bella cosa, perché comunque... Era bellissima. Sì, sì, era, sì. E comunque era una centralità di quartiere, come... Come no? Sì, sì, si ritrova un po' proprio tutto il quartiere, questo io penso in ogni angolo c'è una storia da raccontare. Ora noi siamo stati un po' riduttivi perché storia, nel libro si è messo 20 racconti, però insomma ci vorrebbe 20 libri forse. Sì, la storia delle fabbriche, quando qui chiusero le fabbriche, la Galileo, la Manetti e tante altre fabbriche, ecco come è cambiato il volto di Vitrei. Sì. Io ricordo piccolina le sirene, la sirena della fabbrica, nella fabbrica a mezzogiorno, e queste signore, signorine con il camice uscivano per andare a mangiare. Ecco, era un volto, quando si dice che Rifredi ha cambiato il volto è quello, perché da quartiere profondamente industriale siamo passati a un quartiere del terziario, siamo passati oggi a un quartiere che accoglie l'immigrato. Sì. E c'è un'immigrazione, guardate, io quando ero qui consigliera nel quartiere, ricordo, facevamo le statistiche, la più importante è quella comunità albanese, ma poi marocchini, c'è di tutto, ma molti si sono integrati. Il bello di questo quartiere è stata l'accoglienza, forse proprio perché era un quartiere cosiddetto operaio, era un quartiere che accoglieva, accoglieva e continua ad accogliere. È chiaro, il volto cambia, è cambiato perché la cultura che hanno portato le altre culture, qui ogni tanto
si fa qualche festa, diciamo, per ricordare queste culture. Non ha grande ripercussione in tutto il quartiere, anche nei negozi, questo io a me risulta, però è una realtà. In realtà io questi canoni li ritrovo anche nel quartiere 4, nell'isolotto, perché anche lì è un quartiere, non è un quartiere operaio, però è un quartiere popolare, perché il primo modello di case popolari fatto è stato lì, e quindi comunque è un quartiere inclusivo. Ma io penso che Firenze sia una città, con tutti gli annessi connessi, con tutte le sue problematiche, una città inclusiva, perché anche se si guarda anche ieri la Marcia per la Pace che ha organizzato padre Bernardo Gianni, è una cosa molto importante, perché comunque si sono ritrovate le comunità. Poi ovviamente, come diceva anche padre Bernardo, o come ha detto l'imam, come ha detto anche il bambino, c'è chiunque, ognuno ha il suo modo di viverla, di reagire, di sentirla, però è stato secondo me una cosa molto, molto importante farla tutti insieme. E quindi Massimo, sì, io volevo leggere. Leggici, ecco, vai. Allora, una premessa breve a questo racconto. Io frequento da anni quello che era il bar Gherardini, che ora si chiama Vescovo d'Almazia. Sì. C'è un'amicizia con la Betty, che è la titolare, e mi ha raccontato alcune cose successe negli anni, è un esercizio storico che esiste da tanti anni. Cose sono successe, io le ho romanzate, le ho ambientate ai tempi del Covid, perché questo libro è uscito quando ancora c'era il Covid, insomma. Siamo stati era quello, la 2021. Sì, più o meno siamo stati sull'era post-Covid, però insomma c'eravamo vicini. Sì, post-2022, insomma, quando ho scritto. Comunque abbiamo lavorato sicuramente sotto pandemia, esatto. Quello me lo ricordo benissimo. Quello me lo ricordo anch'io. È un piacere. Quindi racconto la storia d'amore di due persone di 80 anni che si incontrano in questo bar, cosa avvenuta davvero, è stata raccontata. Però io non so altro, quindi ho romanzato tutto il resto, insomma. Erano entrambi ottuagenari e single. Avevano l'abitudine di prendere il caffè al bar Gherardini. Lui era un signore distinto, d'altri tempi, con l'aria da professore, come in effetti era stato. Aveva lunghi capelli bianchi e un paio di baffi del medesimo colore, ingialliti vicino alla bocca dal tabacco. Indossava sempre giacca e cravatta, anche d'estate. Lei portava occhiali tordi alla John Lennon, colorati, e aveva capelli corti, militareschi, anch'essi candidi. Nella borsetta portava romanzi di Liala, ogni giorno uno diverso, che leggeva al tavolino davanti alla tazzina vuota. «Cosa sta leggendo, signora?» le aveva domandato un giorno il vecchio, sfoggiando un sorriso cordiale. Signorina, aveva risposto senza offesa, mostrando il romanzetto di turno. Lui lo guardò perplesso. Lui poi fece il giro, il gesto di dare una gomitata, come si usava in tempo di Covid, al posto della stretta di mano. Piacere, io mi chiamo Antonio, posso offrire il caffè? Già preso e già pagato, comunque lei è molto gentile. Facciamo la prossima volta? Ci conta domani, signorina Luana. A presto, mi avvio. Dove va di bello? Alla messa, di questi tempi ne sento particolarmente il bisogno. Stavo per andarci anch'io. Lei in quale parrocchia va? Quella di Santo Stefano in Pane, quella di Don Facibene, pure io. L'indomani furono di parola, anche perché era loro abitudine fare merenda a Gherardini, più o meno alla stessa ora. La signorina Luana accettò il caffè e la compagnia del professore in pensione. Lui era una figura discreta, di poche parole, un po' misterioso. Lei al contrario era chiacchierina e un po' estroversa. Cosa insegnava? Le domandò. Storia. Adoro la storia. Ho letto diversi libri sul quartiere di Rifredi. La biografia di Federico Stibert è affascinante.
col suo sogno di antichi cavalieri e armature sfavillanti, e quel giardino all'inglese con un tocco di esotismo egizio. Peccato che adesso sia invaso da zanzare e coppiette sporcaccione. E l'incendio della società del mutuo soccorso ad opere dei fascisti, e la figura di Don Facibeni, e il meccano tessile, officine Galileo, viviamo in un luogo carico di storia. Lui si fece meditabondo, poi disse: la storia non è altro che un'equazione, basta cambiare le date, i luoghi, i nomi, gli eventi sono sempre gli stessi, le stesse guerre, le stesse sete di dominio di sangue, solo con la tua scienza esatta persuasa allo sterminio, diventa sempre più affinata. Un giorno l'uomo potrebbe distruggere il pianeta e fine della storia. Lei si era un po' incupita. Che brutti discorsi cinici, parliamo di qualcosa di più allegro. Lei sa da dove viene il nome del quartiere? No, so solo che una volta era un paesino alle porte di Firenze, in aperta campagna. L'antico nome del Terzolle era Rio Freddo, Rivus Frigidus in latino. E da qui, lei lo guardò con ammirazione, come se l'avesse rivelato un segreto straordinario. Poi continua, ma non vorrei continuare. Grazie. È una bella storia perché l'hai carpita, cioè ti sei buttato a capofitto su questi personaggi, sì. Proprio ti hanno colpito. Sì, sì, mi hanno colpito. Poi io li ho reinventati, insomma, sì, perché sì, non sì, li sì. conosco. Ma era bellino il finale, quando gli dice, sta attento, dicevo che c'è quello che è uno scrittore, che potesse finire una storia, un libro. Sì, è vero. Complimenti Massimo, perché grazie. È vero. Complimenti. Giusto, bella cosa. Quindi, ecco, facciamo uno spaccato. Darione, si è parlato di Rifredi, si è parlato tanto del quartiere che è grande, enorme, te sei il borderline della raccolta, perché io ho pensato ai confini, a partire dalla barriera del Ponte Rosso, arrivare a Castello, Matteo Dovellini, che lo saluto, è il nostro prefattore, che stasera non poteva venire e si insomma, saluta tutti. Anche lui è un ragazzo di Castello. Ragazzo di Castello, quindi siamo partiti proprio dall'A alla Z. E te invece sei il borderline che è nato in Saiacopina, quindi diciamo di là dal cognome, non da lei, e cresciuto in Piazza Puccini, quindi di là dal cognome, tutti e due quartieri uno, ma però siamo al limite, e il Mugnone nella sua centralità che l'ambisce quasi da confine, l'ambisce dei quartieri, involontariamente secondo me li unisce. E perché ti ho chiesto di fare una storia? Prima di tutto perché sei andato a cercare uno spaccato di una Firenze moderna, anni 70-80, di quando si era un po' ragazzi noi e tutto. E secondo me ci voleva un qualcosa che desse una continuità ai confini del quartiere, perché alla fine il quartiere che è una città non ha confini. È paradossale, però è no, mi è piaciuto. Sì, infatti, diciamo, poi tra l'altro io sono un fratello della Misericordia di Freddi da quando sono nato, quindi comunque il quartiere è questo, insomma, poi comunque amici del quartiere tantissimi, cresciuto appunto, diciamo, Piazza Puccini, quindi proprio nella piazza, quindi diciamo, bastava attraversare per essere uno di Rifredi, insomma. E niente, diciamo, è il mio primo racconto e quindi io sono partito proprio dalla bicicletta, mi sono raccontato. E parto da quando ero un ragazzino ai tempi di oggi, anche se poi realmente il finale andrebbe riscritto, perché comunque ci sono delle novità e magari faremo un secondo racconto. Tanto insomma, non è che ti sei liberato di Biagi, cioè, no, di Biagi no, magari cambiamo un po' parte. E è una storia da raccontare prossimamente. E, niente, mi fa molto piacere, insomma, aver raccontato la mia storia e aver ricevuto anche i complimenti, insomma. E quindi, insomma, è scritto in maniera molto semplice, ma insomma si legge bene, dicono. Okay, vi leggo solo un po' due cose. Allora, tutti per uno per tutti,
diplomazia, insomma, però, un po' da moschettiere, esatto, però, e le armi non le usavamo, ma Daniel le faceva. Tutti per uno per tutti, dal dopo scuola al post allenamento eravamo sempre tutti lì a quella gelateria di via Conchielli, in zona Puccini, piccola e anche un po' nascosta, ma che per noi era l'ombelico del mondo, anche perché si chiamava Il Ragno. Suonava bene e faceva pure figo. Senza darsi appuntamento piano piano arrivavamo tutti, e se uno mancava via di corsa alla cabina telefonica, gettone dentro il 36 47 21, lo 055 ancora non importava fare. Pronto, c'è Dario? Sì, perché senza Dario, Daniele, Andrea, Stefano, eccetera, non si cominciava nemmeno. Ma a fare che? A giocare a pallone, naturalmente, giù, mezze rovesciate, tiri al volo, scarpate e tante tante risate. Il tango, il Super Santos, quando andava male, il Super Tele non mancavano mai, così come le conseguenti brontolate dei padroni delle macchine puntualmente bersagliavamo. E basta, ora scendo che lo buco questo pallone. Quante volte ce lo siamo sentiti gridare. Per non parlare dei commercianti di zona, che ogni pomeriggio, pallonata dopo pallonata, finivano anche per rincorrerci, tanta era la gran voglia di darci due nocchini. Naturalmente poi non ci prendevano mai, e noi imperterriti il giorno dopo ci ripresentavamo sempre puntuali e più agguerriti che mai, perché sotto sotto sapevamo che ci voleva bene. E poi vabbè, comincio a crescere, cominciamo a crescere, la compagnia si allarga velocemente, iniziamo a fare gruppo anche con i ragazzi più grandi, e per noi è un vero orgoglio piacergli, insomma, diciamo, io parlo molto di compagnia, perché secondo me è una cosa che è realmente una cosa che adesso manca. Sì, manca questa aggregazione. Perché insomma è una cosa che noto molto, insomma, prima appunto ogni circolo, ogni bar c'era la compagnia. E ora non la vedo più, perché comunque la compagnia sono su Facebook, e infatti io scrivo anche questa cosa che insomma mi è piaciuta insomma raccontare. Ogni quartiere, ogni bar, un circolo in quel periodo aveva una o più compagnie, passavamo serate e serate statici nel nostro circolo, ma ci capitava e parecchio anche muoverci in massa, talvolta scalmanati, ma con un forte senso di rispetto. Tutti, non è una cosa molto elegante, però lo dico così, tutti sapevano infatti che chi la faceva fuori dal vaso di casa sua, la volta dopo ci pensava due volte. Era un modo per tenere sotto controllo il territorio, di cui oggi forse ne sentiamo veramente la mancanza. Le grasse risate, quelle non mancavano veramente mai. Il giorno dopo c'era sempre qualcosa da raccontare e ognuno lo faceva a modo suo. Non avevamo Facebook, eravamo reali. Molto bene. Io il tuo racconto, vedi, a me te l'ho già detto perché piace, e questo fatto delle compagnie, come hai già detto te, era una cosa, sì, perché a tutti i bar c'era la banda dei ragazzi, quando ti andavi vuoi giardino, comunque lì c'era 30 ragazzi, dopo vuoi bar là e lì ce n'erano altri tanti. E poi mi piace molto anche quando hai parlato di questi giochi, cioè delle rovesciate, giocare fuori a pallone, giocare con il supertele tu li tirava a pedale, quando li mandava a sinistra andava a destra, peggio dei palloni d'oggi, secondo me si sono ispirati forse ai palloni del calcio moderno. E il tango, il Santos, la mitica frase, ora scende il velo buco, quella io la tiro fuori anche ora quando vuole la scuola calcio mio figliolo, e che c'è questi ragazzini a volte impazziti, tirano delle botte, ora ve lo buco, però mi guardano strano, mi dire che dice. Ecco. E poi mi ricorda tutti questi giorni di quartiere, mi ha tirato fuori un ricordo che su questo libro ha scritto, come tanti altri autori, cito un attimo il racconto di Fabrizio Parisi, che poi vabbè è mio cugino, ma ha fatto un racconto autobiografico, ma io mi ricordo quando da piccino andavo a casa sua in via De Pinedo, che siamo sempre comunque nel quartiere 5, via De Pinedo, siamo parallele a Viale Guidoni, giocavano i Ciribelli. Infatti lì dietro c'è la pizzeria i Ciribelli di Matta, e niente, giocavano i Ciribelli, questo gioco quasi un antenato di baseball, ecco, che c'era questo Cili da ribattere tra due squadre, e mi ricordo queste bande di ragazzi, cosa c'era anche? C'era traffico quasi zero, quindi si riusciva a fare mezz'ora di partita, poi passa una macchina, tutti fermi, passa la macchina e si ripiglia. Ecco, questo me l'ha fatto venire in mente, non l'hai ricordato bene.
È vero, non c'era Facebook, non c'era internet, però ogni epoca ha il filo ai suoi tempi, quindi oggi c'è Facebook e internet, stiamo dentro a loro. C'è anche meno ragazzi, e poi siamo, ma visto, ora tu esci da scuola, stai un po' lì e poi c'è compiti, vabbè, insomma c'è tutto un'altra... C'è ginnastica, c'è danza, c'è ginnastica, c'è calcio, calcio. C'è tutta un'altra dinamica di vita. Si usciva da giocare a pallone, si continua a giocare a pallone sulla strada. I ragazzi c'erano tanti e non c'avevano alternative alla strada o all'incontro. Esatto. E va bene, e quindi piano piano ci si fa un'idea di come è cambiata la città e il quartiere. Certo. Io l'ho vista così. Grazie ancora. A te. Grazie. Ma io non sono un rifredino, come si dice, però il rifredino l'ho vissuto, nel senso che essendo da tanti anni in giro per questa città, rifredino è una città della città, come dicevate voi. E non ho fatto un racconto quindi autobiografico o semi-biografico, ho fatto un racconto utilizzando uno dei miei personaggi di fantasia, la Corina, poliziotta, che vede in questo pezzo così grande di città emergere tutte le contraddizioni che i tempi moderni hanno portato con sé, per cui chi dovrà leggerlo troverà questa poliziotta che per me è stato anche il personaggio di alcuni romanzi che ho fatto e presentato. Che è molto bella e molto intelligente, molto autonoma, molto convinta di se stessa e che appunto incappa in una serie di cose. Per cui diciamo, quali sono queste cose? Vi leggo l'ultima pagina, così se la notte, che l'avevo presa prima, poi ho telefonato a uno che mi ha fatto prendere il segno. Mentre rientrava verso casa, Caterina fece mente locale sui fatti della giornata. Non aveva dubbi che Cesira era una petitona anziana che abitava all'isolotto, lei andava a trovarla e si confidava sui problemi che aveva. E questa vecchiezza, senza parere, gli dava delle dritte per risolvere qualche problema di quelli che incontrava come poliziotto. Sarebbe riuscito a convincere il vecchio amico a deporre contro il marito assassino, perché era avvenuto, ecco perché leggendo di questo come racconto, era avvenuto un femminicidio e questo femminicidio non riusciva ad essere risolto, se non che Cesira insomma ha un'intuizione e questa intuizione la porta a fare in modo che uno della sua età potesse dargli delle dritte su questa vicenda. Ora, Cesira è riuscita a vincere il vecchio amico a deporre contro il marito assassino, anche se doveva supportarla per portare a confine la vicenda della vita. Al tempo stesso sperava che con l'arrivo di quelli dell'antimafia si sarebbe dato un colpo importante alle organizzazioni criminali presenti in città. Qui si riferisce al fatto che viene trovata uccisa una donna di valore prostituta, diciamo facendo che si costituiva nella zona del viale 11 agosto, e quindi anche questo è verosimile perché sono fatti che sono accaduti all'interno della nostra tra l'altro si sentiva in dovere di informare il vicequestore delle iniziative di Don Antonio, che andava protetto nel caso la malavita fosse venuta a conoscenza della sua meritoria attività. Cioè Don Antonio cercava di portare via qualcuno di questi donne della tratta, infatti questa è solo della Nigeria, dove venivano diciamo abbindolate con le nere venire in Italia a fare le manichine, e poi invece finivano in mano a questa malavita che era veramente collegata tra la malavita nigeriana e la malavita nostra. E insomma, era un gigitino che è vero. E quindi fosse una conoscenza della sua meritoria attività. La angustiava il fatto di non poter fare niente per quell'amica di Caterina, caduta di
dice Sira, quindi è sbagliato, c'è un refuso. Eccoci. Caduta nel demone del gioco, sarebbe informata per trovare qualcuno, uno psicologo, un simile specialista, in grado di aiutare quell'anziana signora a sfuggire alla sua maledizione. Perché anche questo fa parte, infatti c'è una parte del racconto che diciamo, considera meritorio quello che fa non questa Casa del Popolo, ma quella di Peretola, che è una delle prime che tolse le macchinette da gioco e che avevano già cominciato a fare vittime anche fra le donne anziane, tra l'altro, e quindi insomma questo è un altro. Ecco perché ho voluto, diciamo, parcheggiò l'auto sotto casa, notò che ancora Matteo è un altro poliziotto con cui convive, suo fidanzato, però non era rientrato, sperò in cuor suo che Martelli non decidesse di assegnarlo di supporto agli agenti dell'antimafia. Martelli è vicequestore, tutti e due alla questura, e quindi era troppo pericoloso per il suo ragazzo. Mentre si accingeva ad aprire il portone, si strinse i panni addosso per il freddo e diede un'occhiata verso Novoli. In fondo è solo un quartiere di una piccola città, perché lei abitava in Via Redelli, tanto per intendere, sì, una piccola città, anche se è la più bella di tutte. Eppure anche qui il bene e il male si rincorrono continuamente. Poi, resasi conto di averla pensata un po' troppo grossa, entrò in casa e si accinse a farsi un bel bagno prima di arrivarsi il suo martello. Viale 11.